Con le illustrazioni di Paolo Barbieri, quello che ha disegnato ogni copertina dei libri della Troisi. Questo riguarda tutte le creature e i personaggi della sua saga più famosa, cioè quella di cui vi parlo dopo, Le Cronache del Mondo Emerso. La copertina è questa qui. Paolo Barbieri è particolarmente bravo, secondo me, come disegnatore. Poi dopo questo, vabbè, questi non c'entrano con il fantasy, questi qui, è che grandi così li potevo mettere solo vicino a questo se no stavano male. Sono i backstage di ogni film, Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn, ce li ho tutti ovviamente, non poteva mancare. Sono i backstage, quindi sono le parti illustrate riguardanti il film, che ovviamente non poteva mancare. Eclipse. Poi vi faccio vedere, c'ho anche altre due cose che non c'entrano con il Breaking Dawn. Poi c'è, vabbè, questo me l'ha regalato, non mi piace particolarmente. Sono solo foto su Robert, ma a me piace più il libro che il film, quindi. Aia, ho dato una testata, mi sta bene. E poi ho anche il fumetto, la parodia Twilight, scritto così, che è abbastanza comica. E poi della Troisi, purtroppo ne sono uscite quattro, io ne ho uno solo, non sono riuscita a trovare le altre. C'è questo, piccoli estratti, Le nuove avventure di Nia. Parlano sempre delle cronache del mondo emerso, uscite quando già era terminato il film, no, il libro. Sono a parte, sempre disegnato come vedete da Paolo Troisi. Questa è La paura, poi ce n'erano altri, mi ricordo che ce n'è uno con Senna. Purtroppo non sono riuscita a trovarli gli altri, un peccato, li vorrei perché sono estratti che riguardano sempre alcune scene del libro, però sono come dire approfondite o tipo si vedono da altre angolature, ecco, diciamo così. Poi appunto se della Troisi, la prima in assoluto che ho letto dei suoi è stato Le cronache appunto del mondo emerso, che è la sua saga più famosa nonché più bella secondo me. Questa è la protagonista Nial, il mezzelfo della Terra del Vento. Ha una trilogia unica, quindi un libro solo. Le cronache, che sono state, come ripeto, secondo me particolarmente belle, sono state seguite poi, sempre nella stessa ambientazione, da Le guerre del mondo emerso 1, 2 e 3. Belle anche queste, meno però delle cronache. Non è riuscita a bissare Le cronache, però comunque non male, quelle con protagonista Dube della Gilda degli Assassini. Poi qua abbiamo Le conchiglie dell'Isola del Giglio, ricordo di quest'anno della Toscana. Dopo Le guerre del mondo emerso ci sono state anche Le leggende del mondo emerso. Ecco, queste purtroppo mi duole dirlo perché la Troisi mi piace, queste proprio sono state un flop. Infatti le prime due non mi sono piaciute per niente, il terzo sono, come vedete lì dove è il segnalibro? All'inizio, perché ancora non le ho lette, quindi non so come va a finire. È un po' perché non mi piace molto, un po' perché non voglio uscire dal mondo emerso, scusate il gioco di parole, perché mi mancano. Già quando ho scoperto che nelle guerre i protagonisti sono diversi, mi sono messa quasi a piangere, perché una volta che ti sei affezionata a Niale Sennar, dopo non vuoi gli altri. Anche perché questo, se non sbaglio, è l'ultimo che ha fatto per il mondo emerso, tutte le altre saghe che usciranno e che sono uscite non sono più ambientate lì purtroppo, e quindi mi dispiace molto dover lasciare quel mondo. Vabbè, quando avrò tempo poi lo finirò. Dopo abbiamo altri fantasy che non c'entrano una mazza con. Cioè sono saghe minore, poco conosciute. Questa qui, ad esempio, che è una trilogia, sono di Cecilia Dark Thornton. Sono decisamente fantasy, sono un po' come ambientazione. Parla di fate ed elfi, ma non di quelli infantili, di quelli abbastanza impegnativi, stile Tolkien. Sì, la prima si chiama La ragazza della torre, la dama delle isole e la signora di Erith. È ambientata appunto in Erith, dove c'è il re imperatore, la ragazza. La protagonista è una ragazza bionda, una Talith, che soffre di, come si dice, amnesia. Allora, dunque, vabbè, adesso non ve la dico tutta, ovviamente ci saranno colpi di scena, tante creature magiche, la storia d'amore, eccetera, eccetera. Non è male, però, lasciatemelo dire, molto pesante come lettura. Proprio perché è molto. Prendete per esempio stile Tolkien, bello, ma
di una pesantezza rara, perché, cioè, veramente, non so neanche come dire, sono impegnative, c'è tanta roba con nomi difficili, la scrittura non è leggera e fluida, sembra quasi in prosa, e quindi è tosta, diciamo che non è quella che ti rilassa. Anzi, ti devi impegnare per ricordarti le cose, infatti io molti passaggi me li sono già scordati. Però non male, tutto sommato. Sotto abbiamo l'ultimo scaffale, finalmente. Scusate se non c'è molta luce. Qua c'è anche un buco, non so che libro c'era. Allora, abbiamo quelli sparsi, quelli singoli, eccetera, non per forza in serie. Abbiamo sempre della Troisi, l'ho messo qui perché questo ancora non l'ho iniziato perché prima devo finire le leggende. La sua nuova saga, I Regni di Nashira. Infatti, questo è il volume 1. Non ho idea ancora di cosa parla bene, perché non l'ho letto ancora. Poi c'è Della Ward, oltre di J.R. Ward, non so se lo sapete, le fan probabilmente sì. Oltre a quella dei vampiri di saga, c'è anche quella degli angeli. Questa è la prima, Ardi la notte. Non male, ma poco sviluppato, e rispetto a quello dei vampiri non è niente di che. Comunque ho anche il 2 e ce l'ho. Ecco cosa manca qui, manca il 2 che è nell'altro scaffale, li devo mettere a posto. Poi Hunger Games non l'ho ancora mai letto, come vedete sigillato. Infatti mi rifiuto di vedere il film perché prima voglio leggere il libro, credo che sia bello. Nalini Singh, ecco qua partiamo con gli angeli, per questo ho messo Le Ward della notte. Il profumo del sangue. Io di per sé non ho simpatia per gli angeli, ancora meno per gli arcangeli, perché in tutti i libri e i film sono quasi sempre degli stronzi. In particolar modo questo, Raphael, il protagonista, infatti non mi è piaciuto e non l'ho continuato. Anche se la storia di per sé non sarebbe brutta, ma mi sta troppo sulle balle lui. L'amore immortale di Sabrina, me ne so che. Ah, ecco un altro sugli angeli. Vedi che li ho messi insieme. Forse uno dei più brutti che abbia mai letto. Sugli angeli, cioè angeli con le ali sulle orecchie anziché dietro la testa, anziché dietro la schiena. No, angeli maschi che rimangono incinta. Vabbè, non mi è piaciuto. È un casino. Non si capisce niente. Questo proprio. Non so neanche perché l'ho comprato. Perché probabilmente mi piaceva la copertina e basta. Non lo consiglio a nessuno. Dopodiché abbiamo Le prove scientifiche della vita dopo la morte, ecco esatto, sono libri random. Questa è Selina Penaluna, che è quella che parla della sirena. Non mi è piaciuto neanche questo, anzi piuttosto scarso, scarso. Mi chiedo dove le hanno viste le sirene, perché praticamente parla di una ragazza e basta. Questo fu un regalo per i miei, credo, 12, 13 anni, no, sì, 13 anni, non riuscite a vederlo. Si chiama La casa degli ulivi di Manuela Stefani. A me raramente piacciono quelli, diciamo, senza magia, quelli normali, insomma, gente di tutti i giorni, soprattutto se sono italiani, però questo mi è piaciuto, tanto che l'ho lessi in 5 ore. Me lo regalò una mia amica. E quindi sì, non male per essere umani, ecco, diciamo così.